C'è un non vedente che da un po' di giorni sta stressando un suo amico con una richiesta. Dai Luigi, tu che sei mio amico, per favore trovami una bella ragazza. Io ho voglia di far l'amore, voglia di far l'amore. E tu sai che io abito da solo, dai ti prego, voglio far l'amore con una bella ragazza. Dai tu che puoi, tu che conosci, dai trovami una ragazza. E dopo un po' di giorni questo qui stressato accetta. Gli dice, vabbè dai, tu preparati che stasera te ne mando una a casa. La sera il cieco si fa una bella doccia, si fa la barba, si improfuma, si veste molto carino e aspetta. A un certo punto suonano alla porta. Ciao, sono Paola. Il tuo amico mi ha mandato qui e sono venuta per te. Lui la fa accomodare e dopo un po' comincia con qualche domanda piccante. Paola, dimmi, ma come sei vestita? E guarda, ho dei tacchi a spillo, delle calze a rete e ho una minigonna nera, una bella camicetta bianca sbottonata e poi non porto neanche l'intimo. E il cieco comincia ad eccitarsi, allora le dice di accomodarsi in camera, di spogliarsi. Poi continua con qualche altra domanda fino a un certo punto in cui gli chiede: senti Paola, oramai ci conosciamo da più di un quarto d'ora, posso permettermi di farti una domanda? Ma certo caro, ma tu fai i 69? Sì tesoro, proprio il 5 luglio di quest'anno.